porti a casa aperta o se la sei invitata? Mi ha lasciato. Sì. Non mi ha lasciato. E allora? Non mi posso usare ciò che vuoi. Aspetta, da qualche parte andiamo. Non so, voglio andare a Bruni. No, vabbè. È con delivery, no? Quasi non c'è bicicletta. No, guarda, non ce l'ha vero. Minuto andiamo. Ora mio papà ti mette a fare, mio papà ti sta guardando. Mi sembrano che avete un salito, ma in qualche modo li troviamo. Sì, sono le più buone. No, perché io vado prima di nuovo, domani mattina. Siamo lì a tutti. Ok? Good luck. Ciao, uomo. Cari amiche e cari amici della Pallamano, ben trovati dal Palagasteiner di Bolzano per questo incontro valido per la settima giornata del massimo campionato di Serie A Beretta di fronte alle squadre del Siracusa. La formazione ospite del Siracusa, reduce della prima vittoria del suo campionato, vittoria ottenuta la settimana scorsa, sette giorni fa, contro la formazione dell'Appiano, vittoria di una rete, ma una vittoria importantissima. Contro il Bolzano, un Bolzano reduce dalla più pesante sconfitta degli ultimi anni patita in quel di Fasano, però rinfrancato dall'esito del ricorso per l'omologazione dell'incontro contro il Merano, quindi si trova con due punti più in classifica, il Bolzano fermo quindi a quota 5, Siracusa a quota 2. Andiamo a leggervi quelle che sono le formazioni in campo, non ci sembrano che manchino giocatori, partiamo dalla formazione del Siracusa che ha in Randes il suo portiere titolare, poi abbiamo Bianchi, Morettin, Marino, l'ex di turno, Vito Claudio Marino con il numero 6, Mantisi, Argentino, Bandiera, Frai, Burgio, Kuzque, Bobicic e Rosso. Il Bolzano gli risponde con Pedro Hermones, tre pali, secondo portiere Rottensteiner, poi col numero 3 Sonnerer, numero 4 Ladakis, numero 8 Plattner, numero 9 Pasini, numero 14 Widenhofer, con il numero 15 Rossignoli, col numero 20 Jonas Johnny Matà, con il numero 22 Erik Udovicic, con il numero 26 il giovanissimo Trevisiol, con il numero 28 il pivot Gligic, con il numero 32 Gasser e con il numero 34 Mizzoni. Sentiamo il pubblico del Palagasteiner, non nutrito a dire la verità, ma molto colorito, con tamburi e bandiere per questo incontro che i bolzanini sono quasi costretti a vincere. Dirigeranno l'incontro i signori Pellegrino e Carrino di Napoli. Dicevamo di questo Bolzano che nell'arco della stagione era partita con una bella vittoria qui a Trieste, finora Palagasteiner ha riservato solo gioie, discorso diverso per la trasferta, Bolzano che in trasferta sino a questo momento ha deluso, mentre le partite in casa, vittoria con Trieste e vittoria molto importante anche nel derby di Merano. Poi c'è da segnalare la sconfitta a Bressano nella prima giornata e il pareggio ottenuto in rimonta sul terreno dell'Appiano, un pareggio rocambolesco dove il Bolzano era stato sotto addirittura 10 reti all'inizio di presa per poi rimontare e avere pure l'occasione per poter chiudere il match.
Vediamo la presentazione appunto della squadra bolzanina. Dovrebbe essere quasi tutto pronto per l'inizio del match. La presentazione degli arbitri. Siamo il tifo bolzanino. Quali saranno i giocatori scelti dal mister Mario Sporcic per questo inizio di match? Ovviamente Pedro Hermones andrà a occupare la sua posizione tra i pali. Pedro Hermones, autentico determinante nella vittoria ottenuta col Merano 2 settimane fa, in ombra anche lui come tutto il resto della squadra la settimana scorsa in quel di Fasano, dopo un primo tempo in cui il Bolzano era rimasto, aveva chiuso sotto per 20-7. Vediamo in campo Jonas Matà con Ladakis, Gligic, Pasini, Martin Sonnerer. Per quanto riguarda la formazione del Siracusa, vediamo Rosso, Randes in porta, Vito Claudio Marino, argentino, Morettini, con questa divisa blu-arancio, con il nome ben evidenziato sulla schiena dei giocatori. E si parte, Bolzano-Siracusa, primo attacco a favore della formazione bolzanina, e Martin Sonnerer che da Johnny Matai, primi saluti, scambio di saluti fra i giocatori, si può partire. Pasini verso Ladakis, ancora verso Dejan Turković, impegnato come centrale, ovviamente è determinante le sue giocate, ancora Dejan Turković verso Jonas Matai, Ladakis. La prima conclusione di Ladakis termina alta anche abbondantemente, quindi primo attacco fallito per la formazione bolzanina, e ora il Siracusa che si ripropone con Rosso. Argentino, Morettini, Fredi, ancora verso Morettini, verso Rosso, diettano i due, ancora verso Marino. Marino a lungo afflitto dalla pubalgia a Bolzano l'anno scorso, ancora verso Rosso, bloccato così molto bene dalla difesa bolzanina. Dicevamo di Vito Claudio Marino, l'anno scorso a lungo ai box per la pubalgia, adesso è ancora, e c'è la prima rete, e Morettini che porta in avanti la formazione del Siracusa. Dejan Turković, parata di Randes, grande parata di Randes sulla conclusione di Dejan Turković, quindi nulla di fatto per il Bolzano. La palla termina all'ala, conclusione sbagliata da parte del numero 24 Cucupe. Dejan Turković ancora, ancora verso Jonas Matà, Emanuel Ladakis, ancora verso Matà, Turković, Ladakis tenta la penetrazione e gli viene fischiato il primo tiro dai 7 metri.
7 metri per il Bolzano. Va la conclusione Dejan Turković. E Dejan Turković non sbaglia, quindi Bolzano che pareggia 3-0-3. Dejan Turković ha sbloccato il risultato. Ancora rosso Morettini. Ancora verso rosso. E Vito Marino segna il gol dell'ex. Quindi 2-1 Siracusa. Ancora Jonas Matà. Ladakis. Matà. Ancora Dejan Turković verso Ladakis. Sbaglia malamente l'appoggio Emanuele Ladakis. Quindi favorisce il recupero della palla da parte della formazione del Siracusa. Abbiamo Morettini. Palla persa da parte di Fredi. Un errore da una parte e dall'altra in questi primi minuti. E adesso ancora Ladakis verso Turković. Verso Pasini. E riesce a segnare due minuti a Marino. Era riuscito a segnare Gligic. 2 minuti combinati ai danni di Vito Claudio Marino. Stranamente anche in questo caso non ci sono neanche i cartellini gialli, subito 2 minuti dopo 5 minuti di gioco. Probabilmente un metro che stanno adottando gli arbitri anche in altre partite, abbiamo visto che adottano questo metro di giudizio. Quindi 2 pari, 2 minuti di superiorità numerica per il Bolzano. Possesso palla Siracusa. Morettini, Fredi, Rosso. Ovviamente giocano con l'uomo di movimento in più. Ancora verso Morettini, Rosso, Fredi. Morettini tenta l'uno contro uno. Ancora verso Rosso. Bloccato così. Ancora 1 minuto e 25 secondi. Fischiato un fallo da 9 metri. Qui probabilmente ci stavano gli estremi del passivo. Vediamo che è fischiato, bisogna asciugare probabilmente il terreno, no, gli arbitri consentono di ripartire, 58 secondi ancora di superiorità numerica per la formazione bolzanina che se l'è giocata tutto, si alza ora il braccio del passivo, ruba palla Ladakis, Sonnerer interviene molto bene Randes. Un po' troppa precipitazione quella da parte di Martin Sonnerer. E adesso è il 28 secondi. Se ne sono andati 6 e 24. Pasini cerca di marcare Fredi, ancora Morettini. Rosso. Ladakis si esce a rubare palla, va via contropiede veloce e questa volta non sbaglia Martin Sonnerer, porta avanti il primo vantaggio Bolzano
contropiede ben orchestrato, Dejan Turković, Martin Sonner si è involato e ha battuto Randes 3-2, risultato. Quindi il Bolzano che mette per la prima volta in questa partita la testa avanti. Si riparte ancora con Morettini, rosso, Morettini, argentino, verso Fredi, difesa bolzanina molto ben schierata, non consente alla formazione del Siracusa di andare alla conclusione. Molto bene il Bolzano in questa fase in difesa, ancora rosso, fischiato tiro dai 7 metri ai danni di Vito Claudio Marino. C'è Gligic che sta cercando di capire cosa ha fatto. Ed è Fredi. Fredi contro Hermones. Hermones gli dice così di no. Bella parata di Hermones dai 7 metri. Quindi è il Bolzano che può andare per l'allungo. Johnny Mattà. Ladakis conclude sulla traversa, contropiede Morettini in velocità. Ottimo intervento ancora di Hermones. E ancora questa volta, ancora Hermone e ancora Randes che para. Ha deviato con la punta del piede sul palo. Randes autore al primo minuto di una bellissima parata su Turković. E adesso è fischiato un fallo di 9 metri a favore della formazione bolzanina. Si interviene per asciugare il terreno di gioco. Il terreno del Palagasteiner. Morettini. Rosso. Morettini. Marino. Ancora verso rosso. Fredi. Gol, gran bel gol di Vito Marino, secondo centro personale, impatta al decimo minuto, giocatore che a Bolzano era sembrato un oggetto misterioso, questo Vito Claudio Marino, autore di due bei gol anche in questi primi minuti, probabilmente complice la pubalgia che l'aveva attanagliato, tenuto lontano dai campi per tutto il girone di ritorno. Sonnerer, Ladakis non sbaglia, Bolzano torna avanti 4-3, gol di Ladakis. Si è già subito dall'altra parte, Fredi. Marino ancora, si conquista un tiro dai 7 metri per una difesa in aria. Vediamo. Il primo tiro dai 7 metri era stato parato da Hermones. E questa volta non sbaglia il numero 2 Bianchi. Quindi risultato sempre in parità 4-4, 11-22 passati nel corso della
prima frazione di gioco. Matà, Matà verso Sonnerer, grandissimo gol di Ladakis, questo è un gol da circoletto rosso, probabilmente un gol da segnare all'11:40, un gol del 5-4. Morettini, rosso. Rifiata in Siracusa, ancora Marino, rosso. Rosso. Fischiato un fallo ai danni di Freddy. Ancora rosso. Ancora Frey. Fischiato, siamo sul limite del passivo. Marino. Ancora verso il numero 10 del Siracusa, verso rosso. Ancora rosso sul passivo, interviene, grande parata di Pedro Hermones, la quinta parata in questa fase da via, e questa volta è Jonas Matà che segna così un gran gol per il +2 Bolzano, Bolzano che segna con Matà. Matà va poco volte alla conclusione, questa volta si è presa la licenza di concludere e ha concluso molto molto bene. Quindi Bolzano che per la prima volta in questa partita si porta a +2. Rosso. Morettini. Morettini ancora. Rosso. Palla persa del Bolzano. Turković lancia Ladakis. Ladakis tutto solo. Vai, fa così grande. Se il Bolzano va a +3. E chiamato subito il time out da parte del Siracusa. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Per quanto riguarda il Bolzano, Bolzano che era partito in sordina, sta venendo fuori molto bene in questa fase centrale della prima frazione di gioco. E si può ripartire. Per quanto riguarda i marcatori, vediamo 3 gol a Dakis, 1 Sonnerer, 1 Matà, 1 Turković e 1 Gligic. Per quanto riguarda le 4 reti del Siracusa, uno segnato da Bianchi, uno da Morettin e due da Vitto Claudio Marino. Ancora Morettin, rosso, Frey, Marino, rosso, rosso, ancora verso Frey, Morettin. Difende molto bene il Bolzano, lancio lungo per Martin Sonnerer, però perde palla al Bolzano, riesce a intervenire molto bene in difesa argentino. Adesso ancora verso Morettin e questa volta è il numero 10 che accorcia sul 7-5. Siamo quasi alla metà del primo tempo. Sonnerer non sbaglia, Martin Sonnerer
dalla sua mattonella preferita. Bolzano torna più 3, 8-5. Quindi ...8-5 Bolzano. Morettin ancora verso Marino, verso Frey, ancora verso Rosso, ed è ancora vinto Claudio Marino, che cerca di destreggiarsi così tra le maglie della difesa biancorossa. Gli viene fischiato un fallo. Rosso, Morettin. C'è da dire che c'è l'assenza di Marco Bobicic, si fa sentire oltremodo nelle file del Siracusa, finora non schierato. Questa volta ci stanno 2 minuti ai danni di Dejan Turković. 2 minuti fischiati dal signor Pellegrino. Vediamo, si riparte, 16-13, Bolzano 8, Siracusa 5, Siracusa con l'uomo in più e 2 minuti di superiorità numerica. Freddy, Morettin, è fischiato un tiro dai 7 metri per un intervento di una difesa in aria di Jonas Matà, almeno così ha mimato l'arbitro. E Bianchi che va sul punto di battuta, Bianchi contro Pedro Hermones, Pedro Hermones autore già di 6 interventi. Questa volta Bianchi lo beffa, quindi Siracusa rimane a più 2, a meno 2. Esce Pedro Hermones e fa il suo ingresso in campo anche Erik Udovičić. Erik Udovičić, Johnny Matà, Emanuel Ladakis, ancora Sonnerer, Udovičić, ancora Matà, Udovičić, fischiato, è stato fischiato un'infrazione di passi al Bolzano a Erik Udovičić. Quindi si riparte con Morettin, ancora 29 secondi, passaggio all'ala e questa volta non sbaglia il numero 7 argentino, accorcia ancora, quindi Bolzano che vede dimezzarsi il suo vantaggio, vantaggio che ormai è rimasto, è di una sola rete, 8-7. 8 per la formazione che attacca, 7 per quella che difende. Matà, squadra al completo, rientra Dejan Turković, in questo momento riceve subito palla. Matà, Ladakis, Turković, Turković ancora da Gligic, ed è gran gol di Jonas Matà, secondo gol per lui. Secondo gol di Jonas Matà, di Bolzano che torna più 2, 9-7, 18-53 nel corso del primo tempo. Partita che va a fiammate. Adesso la formazione di Siracusa con Rosso, fischiato, invasione di passi, queste ci sembravano abbastanza evidenti, quindi il Bolzano può portarsi
tornare a più tre, entra anche Mizzoni. Mizzoni, un ex, da una parte Marino era Bolzano, Mizzoni era Siracusa, diciamo sono scambiati i pivot. Dejan Turković da Pasini, da Dakis, Turković subisce il fallo. Dejan Turković verso la Dakis e conclude molto bene Emanuel Adakis. 10-7, quarto gol per lui, quarto centro, il giocatore più prolifico di questo primo tempo per quanto riguarda la formazione bolzanina, ma anche di tutto il match. Siamo al 20esimo, mancano 9 minuti e 30 nella prima frazione, al termine della prima frazione. Bolzano conduce 10-7, rosso. Vediamo, fischiati 2 minuti o no? Sì. Vediamo cosa decidono gli arbitri. 2 minuti ci sembra la Dakis, quindi Bolzano ancora in inferiorità numerica. Freddy, ancora Fregi, Moretin. Grande conclusione che termina fuori, quindi nulla di fatto, il Bolzano può portarsi avanti. Bolzano conduce, ricordiamo, 10-7. Questa vittoria sarebbe importantissima, portarla a casa per la classifica e soprattutto anche per il morale dei ragazzi di Mario Sporcic. Dejan Turković, Erik Udovičić, Jonas Matà, ancora Erik Udovičić, Pasini, si alza il braccio del passivo, va a concludere Erik Udovičić, passivo ancora alto, vediamo chi andrà alla conclusione, ed è Dejan Turković da Matà, e gran conclusione sotto passivo di Jonas Matà, terzo gol per lui. Oggi è particolarmente ispirato il terzino meranese, meranese ovviamente di origini, sappiamo che si è trasferito e vive a Bolzano ormai da diverso tempo. Siracusa cerca di andare alla conclusione, difende molto bene il Bolzano, c'è da dire che ha chiuso veramente la difesa a doppia mandata. 11-7 più 4, sono passati 22 minuti e 30. Si può ripartire dopo aver pulito il terreno, ancora Siracusa, rosso, Moretin, l'ala, e questa volta non sbaglia, è il numero 2 Bianchi, 11-8, Bolzano 11, Siracusa 8. Jonas Matà, Udovičić, Turković. Squadre che nel frattempo sono tornate al completo. Sbaglia Dejan Turković, uno dei pochi errori suoi, sbaglia il passaggio a Pasini. Quindi nulla di fatto, 11-8, possesso palla che torna per la formazione del Siracusa. Si ripropone avanti con Argentino, Moretin, Fregi,
rosso e bianchi questi giocatori in campo in questo momento. Fregi, Moretin, rosso, fanno fatica a trovare sbocchi nella difesa bolzanina. Molto bene in questo momento la difesa del Bolzano. Mancano 6 minuti, poco meno, al termine della prima frazione di gioco. Bolzano conduce ancora 11-8. Placcaggio da rugby di Mizzoni. Ci è sembrato un placcaggio molto plateale, diciamo così. L'arbitro non ha potuto fare altro che dare 2 minuti. Si riparte. Tanti 2 minuti per il Edani del Bolzano in questo primo tempo. E accorcia Moretin in questo momento, 19 al 24 al 31. Secondo gol per Moretin. Ancora Erik Udovicic, Pasini, Turković cerca difesa bolzanina, sbaglia il passaggio, quindi nulla di fatto. Possesso palla che torna nelle mani della formazione aretusea. Ormai mancano 4:40 al termine della prima frazione. Rosso. Moretin viene bloccato così da Gligic. Ancora Vito Marino verso Moretin, verso Rosso. E questa volta era intervenuto molto bene Hermones, ma è stato fischiato un tiro dai 7 metri a favore della formazione del Siracusa. E ancora Bianchi che va sul punto di battuta quando ormai mancano, e accorcia ancora 11-10 quando mancano 4 minuti al termine della prima frazione. Il Siracusa che ha accorciato, era sotto 11-7, parziale di 3-0, e siamo sull'11-10. Nel frattempo è passata la penalità ai danni di Mizzoni, quindi squadra al completo. Matà, ancora Matà verso Turković. Azione un po' convulsa. Vediamo se ci saranno 2 minuti. Ai danni del numero 25, dovrebbe trattarsi di Bobičić. No, Bobičić rimane in campo ai danni di Fregi. ...26-41, 3:20 al termine. Udovicic, Matà, Martin Sonner verso Jonas Matà. Erik Udovicic, fischiato un tiro dai 7 metri, era intervenito molto bene Randes. Fallo ai danni di Gligic, per cui tiro dai 7 metri per la formazione del Bolzano. Entriamo negli ultimi 3 minuti di gioco del corso della prima frazione. Dejan Turković ha la possibilità di portare il Bolzano di nuovo a più 2 e di interrompere così la striscia positiva del Siracusa, che sarà riportato a meno 1. E così è, Dejan Turković non sbaglia la conclusione, il tiro dai 7 metri, Bolzano torna più 2. Era importante muovere lo score per arrivare al termine della prima frazione con un paio di gol di vantaggio.
Adesso Bobic ci impegnato anche in fase offensiva. Ancora un minuto di superiorità numerica per la formazione bolzanina. Vito Marino da Bobic. Ancora Morettin. Rosso. Rientra Randes, ancora verso Bobic. Argentino. Grandissima parata, questa è una bella parata perché era stato preso in controtempo al 28-13. Grande parata di Hermones, da segnalare perché era con un colpo di reni è riuscito Pasini e para così Randes. Siamo entrati nell'ultimo minuto e 30 di gioco. Ultimi 4 secondi di superiorità numerica, ecco che scadono, squadra al completo. Rientra Fregi, esce Morettin, rosso, bianchi. Bobic, ancora verso Fregi, Bobic, rosso. Tenta, fischiato un tiro dai 7 metri. Vediamo cosa decidono gli arbitri. ...29-15... tiro dai 7 metri, hanno chiamato il tempo. Non si capisce il motivo, comunque normalmente si ferma il tempo per dare 2 minuti. Qui Bobic contro Hermones, non sbaglia Marco Bobic, 12-11... Siamo entrati negli ultimi 30 secondi di gioco della prima frazione. Ancora Matà. Grande parata di Randes. Bobic, 10 secondi al termine. Ancora Bobic. E conclude la rete del 12 pari a un secondo dal termine. Un Bolzano che era avanti di 4, si è fatto recuperare e ha impattato proprio sullo scadere. Quindi risultato dopo 30 minuti qui a Bolzano. Bolzano 12, Siracusa 12. Diamo la linea allo studio, ci risentiamo fra 10 minuti per la seconda frazione di gioco. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Thank you.
La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo. Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più. Anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM. E ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Tutto pronto quasi per l'inizio della seconda frazione di gioco, ricordiamo il risultato maturato al termine dei primi 30 minuti che vede un po' a sorpresa il Siracusa pareggiare qui a Bolzano per 12 pari, una partita che ha visto la formazione Arethusea portarsi avanti sino al sul 2-1, poi era venuto fuori il Bolzano, un Bolzano che non giocando bene, comunque era riuscito a portarsi fino all'11-7, un confortante vantaggio di 4 reti, ma poi complice alcune distrazioni nel finale, alcuni errori in fase di impostazione, ha subito il ritorno della formazione del Siracusa, che è riuscita poi a piazzare un parziale di
5-1 a suo favore e pareggiare proprio sullo scadere con una rete di Bobičić. Si riparte. Morettin, Fregi. Ancora verso rosso. E grandissima parata di Pedro Hermones. La decima della sua partita. Adesso è Dejan Turković. Contropiede impostato. Vito Marino, rosso. Verso Fregi, finita anche qui la seconda fase, errori da una parte e dall'altra, quindi ancora rosso. Morettin, Bobičić nel frattempo uscito. Fregi, rosso, tenta l'uno contro uno, viene bloccato così da si potrebbe alzare anche il braccio del passivo. E Bianchi con una girella beffa Hermone sul primo palo. Siracusa avanti. E pareggio immediato di Gligic, gran gol. Imbeccato da Dejan Turković, 13-13, 1:50 nella seconda frazione. Questa vittoria al Bolzano servirebbe come il pane. Morettin. Ancora Vito Marino. Rosso. Fischiato un fallo di piede. Si riparte subito. Marino. Ancora verso rosso, Fregi. Difende bene il Bolzano in questo frangente. Ancora verso Marino, Morettin. Si alza il braccio del passivo e conclude il numero 10 del Siracusa. Siracusa torna avanti, 13-14. Ed è Dejan Turković, prima rete su azione per lui, terza rete in assoluta per il 14 pari. Rosso, Marino, ancora Frey, fischiato passi giusti, quindi si può ripartire. Bolzano passa avanti, lancio lungo di Dejan Turković, gran girella di Pasini, primo gol per lui, gol importante. Bolzano torna più uno, Pasini. Quindi Bolzano più uno, Morettin, Frey, e pareggio immediato, 15-15, numero 10 Frey, e subito Emanuel Ladakis riporta avanti il Bolzano. Fase in cui si segna tanto in avvia di ripresa. Sono già 5 gol a 4.
4:44. Moretin, rosso. Bolzano più uno. Vediamo Mario Sporcic che chiama la sua difesa aggressiva, alta. La Dakis verso Frey, ancora verso Moretin che entra. Subisce l'intervento ai danni di Gligic, quindi tiro dai 7 metri. E ancora Bianchi che cercherà di andare a accorciare. Bianchi contro Hermones. E gol, quindi pareggio del Siracusa, 16-16, 5:30 nel corso della seconda frazione di gioco. Turković, Ladakis, Pasini, ancora Turković, Mata, ancora verso Jonas Mata, tre gol per lui nella prima frazione. Dea Turković, Mata, Ladakis, Pararandes, bella parata del portiere Randes. Adesso si è già dall'altra parte, è entrato anche Marko Bobičić, esce subito, però lui è impegnato sostanzialmente nella fase difensiva, a parte la breve apparizione alla fine del primo tempo che gli sono valse anche le due reti. Rosso Frej, rosso argentino, si alza già il braccio del passivo. Subisce il fallo, vediamo, devono andare alla conclusione. Passivo chiamato. Dejan Turković. Grande parata ancora di Rande sulla conclusione di Dejan Turković. Sfondamento fischiato ai danni di Johnny Mata. Si riparte, Ladakis si è già dall'altra parte, Johnny Mata, e non sbaglia. Bolzano torna più uno, Jonas Mata, quattro reti per lui. Ha subito lo sfondamento e poi è riuscito a segnare. 7:37, Bolzano più uno. Moretin, rosso, Frej, ancora argentino, difende molto bene il Bolzano in questo frangente e questa volta c'è il pareggio, un po' a sorpresa, qui ci è sembrato un po' ingannato, ruba palla Bolzano, troppo lento e macchinoso nella ripartenza, ha rubato palla Bianchi. Ancora il numero 10, Fregi, rosso, rosso. Ruba palla, contropiede, Pasini. Pasini non sbaglia, il Bolzano torna più uno. 18-17 per la formazione biancorossa. Contropiede Turković per Pasini. E adesso si ripropone avanti il Siracusa. Moretin, rosso. Ancora verso rosso. Parata di Hermones. Parata molto importante quella di Hermones. Jonas Mata, Dejan Turković, Pasini.
Gran gol di Pasini. Si è svegliato in questo secondo tempo. Gran bel gol. Bolzano che torna più 2, 19-17. 10 minuti se ne sono andati nel corso della seconda frazione. Bianchi, Frey. Interviene la Dakis. Uscita di Randes, azione molto confusionaria in questa zona, passaggio al pivot. Vediamo cosa decidono, 2 minuti ai danni di Jonas Matà, fischiato dai primi 2 minuti per lui. 2 minuti sono stati combinati alla Dakis, 2 a Turković, 2 a Mizzoni. Tutti questi nel corso del primo tempo, quindi Siracusa che può beneficiare ancora della palla in attacco e l'uomo in più. Si riparte, Rosso. Ancora verso Freddy. Ancora verso Rosso, difende molto bene il Bolzano, si alza il braccio del passivo, vediamo cosa decidono, 2 minuti ai danni di Pasini, intervento di piede, volontario, non protesta neanche il giocatore Felsineo, quindi Bolzano in 4. Per 1 minuto e 38 secondi. Quindi doppia superiorità numerica, ma si difende molto bene. E accorcia Vito Claudio Marino. 19-18. Quindi 11-29. Siracusa si rifà sotto, il Bolzano ancora 1 minuto di inferiorità numerica, 1 minuto e 10 circa. Esce il portiere, entra Erik Udovicic. Marcatura uomo. Si alza il braccio del passivo, Turković. Ancora Dejan Turković, deve andare alla conclusione, passivo chiamato. Vediamo, ancora Dejan Turković e conclude così, sotto passivo chiamato Dejan Turković. L'avremo detto e ridetto 1000 volte, quando la palla scotta lui riesce sempre a trovare la soluzione. Bolzano ancora in 4, Siracusa la palla. Ancora Marino, segna ancora a Corcia, ha vinto Claudio Marino, 20-19. Ma il Bolzano è riuscito ad attutire il colpo in questi 2 minuti di inferiorità numerica, è riuscito comunque a limitare i danni e a rimanere avanti 20-19. Entra anche la parità numerica ripristinata, 10 secondi di inferiorità, ma il Bolzano gioca senza portiere. Gran gol di Dejan Turković ancora. ...21-19 Bolzano. Time out chiamato da mister Peppe Vinci. 13° minuto, 21-19 Bolzano. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857.
la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. ...21-19... si riparte. Si è svegliato nel secondo tempo Dejan Turković, autore dei gol più importanti, uno chiamato sotto passivo. Vediamo cosa decidono gli arbitri. 2-4-6. Si può partire. 13-17. Bianchi, Freddy, Morettin, argentino, rosso. Siracusa sta giocando praticamente sempre con gli stessi uomini. Traversa colpita da Frey, palla che può riprendere, contropiede Bolzano, grande gancio di Pasini e gran gol! Questo è un gran gol di Pasini, aggancio con una mano, conclusione sotto l'incrocio, forse questo è il gol più bello finora della partita. Ruba palla al Bolzano ancora. 22-19, 14esimo, gran gol di Pasini. Ancora Turković, Ladakis, ancora Mattà, Ladakis conclude così e il Bolzano va a più 4, 23-19, finalmente rotti gli indugi per quanto riguarda la formazione biancorossa. Sesto centro per Ladakis, oggi particolarmente ispirato. Morettin, Fregi. È entrato anche Marco Bobicic. Bobicic. Marcato molto bene. Doppio. Lancio adesso Ladakis. Jonas Mattà, Ladakis, conclude e segna Bolzano, più 5, 24-19, mancano 14 minuti al termine della seconda frazione. Bolzano che ha un parziale dopo aver scampato il pericolo dal 20-19, 4-0 di parziale. Adesso è Bobicic, Freddy, Marco Bobicic ancora, si eleva, conclude e segna il numero 25 della formazione del Siracusa, 24-20, Dejan Turković. Ancora Pasini, è sul primo palo e ancora lui, la giovane ala arrivata quest'anno da Siena. A Bologna, Morettin, 25-20, 13 minuti al termine della partita. Freddy, Morettin, Freddy. Bobicic, ancora Morettin,
nulla di fatto, lancio ancora, Randes interviene, sta facendo l'autentico libero, già il terzo intervento, che esce proprio fino a metà campo ad anticipare i contropiedi, con un'ottima scelta di tempo. Ancora Moretin, Freddy, accorcia così 25-21, chiede scusa alla Dakis per essersi fatto scappare il giocatore del Siracusa. Entra, ecco, Erik Udovicic. 12 minuti al termine, Bolzano conduce 25-21. Jonas Matà, Dejan Turković, Udovicic, Matà, e segna ancora Jonas Matà. Bella azione, bella combinazione. Quinto gol per Matà. E accorcia subito il numero 10. Rimangono 4 le reti di vantaggio, 26-21. Due minuti per intervento di piede di argentino. Ci stanno tutti, come erano successi prima per Pasini. Per cui si può ripartire. Jonas Matà, Erik Udovicic, Dejan Turković. Sonnerer, la conclusione finisce sul palo, per cui nulla di fatto. Bolzano conduce 26-22, siamo entrati nel ventesimo minuto di gioco. Marino, Rosso, è stato atterrato Vito Claudio Marino. Quindi fermato il tempo per questo intervento. Siamo 19:33, seconda frazione di gioco, che vede il Bolzano decisamente più in palla rispetto alla prima frazione, dove i biancorossi erano apparsi pasticcioni, un po' passivo chiamato, quindi devono andare alla conclusione. Vediamo Frey, palla persa, contropiede, Martin Sonnerer. Ed è Martin Sonnerer, Bolzano torna più 5, 27-22, mentre scocca al minuto numero 20, 10 minuti esatti al termine della partita. Rosso, Fregi, Vito Claudio Marino ancora verso Marco Bobicic. Difende molto bene il Bolzano. Due minuti ai danni di Gligic per una trattenuta ai danni di Vito Claudio Marino. Più 5 Bolzano, uomo in più. Uomo in meno, uomo in più per Siracusa. Quindi Bobicic. Vediamo
viene fischiato un altro intervento. Vediamo cosa decidono gli arbitri. Due minuti ai danni di Jonas Matà per questo intervento sul volto di Bobicic. Si tratta della seconda esclusione per due minuti ai danni di Jonas Matà. Jonas Matà oggi è abbastanza performante, dicevamo anche prima, autore di 5 reti. Bobicic la dà all'ala, vediamo, gran gol, 27-23, quindi risultato che si accorcia, più 4 sempre Bolzano che comunque sta giocando in 4, in 5, tolto il portiere, contro 6, però ha un discreto vantaggio di 4 reti. Ancora Dejan Turković, gli viene fischiato infrazione di passi, accorcia subito, 27-24 Siracusa, segnato il numero 25 Bobicic. La panchina del Siracusa invoca il passivo, 27-24, 47 secondi ancora. Bolzano deve giocare in inferiorità numerica e Mario Sporcic chiama in questo momento un time out quanto mai provvidenziale. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Eccoci di nuovo in diretta, 27-24, Bolzano che sembrava avere la partita in pugno, c'è da dire che comunque tre reti a 7 minuti dal termine sono comunque un buon bottino. Dicevamo, il Bolzano aveva la partita in pugno, poi complice qualche fischio, qualche due minuti, il Siracusa Maidomo è riuscito a piazzare un parziale di 2-0, riportarsi a meno 3. Adesso il Bolzano ha la palla in mano, una palla importante perché potrebbe portarla di nuovo a più 4. Ovviamente se la sta giocando con l'uomo con i due, con una doppia inferiorità numerica. Si parte. Si alza già il braccio del passivo. Gran gol di Erik Udovičić. Gol importantissimo. 28-24, 22-19, 23 secondi ancora, dove i bolzanini devono giocare in 4. Ancora Bobicic, la fa girare sull'ala. Fresh. E questa volta Bianchi non sbaglia. 28-25. Quattro secondi ancora. Si riparte. Bolzano che recupera uno dei suoi uomini. Otto secondi ancora, poi saranno squadra al completo. È entrato Mizzoni. Erik Udovičić ancora verso Martin Sonnerer. Sonnerer verso Ladakis. Grande conclusione di Ladakis e altrettanto bella la parata di Randes. Siracusa ancora in avanti, Frey. Grande parata di Ermones. Importante provvidenziale questa parata di Ermones. Udovičić. Sonnerer. Udovičić, 23-26, 6 minuti e 30 al termine, 28-25 per la formazione del Bolzano che attacca in questo momento. Con
con Ladakis, Udovicic, ancora verso Turkic. E non sbaglia Erik Udovicic, da posizione defilata è riuscito a beffare così Randes. È lo stesso Randes che va a battere la palla al centro. 29-25 Bolzano, siamo entrati nel 25esimo minuto di gioco del corso della ripresa. Ancora Bianchi, Bobicic, Marco Bobicic, Siracusa che prova, si alza il braccio del passivo. E questa volta Hermones. Hermones è riuscito a dire di no, grande parata, è la 14esima per lui. Quindi grande prestazione anche per il portierone bolzanino. Fischiato intervento, fallo, intanto i minuti passano, 25-13, Bolzano conduce di 4, Siracusa fa fatica ad andare alla conclusione, difende bene Bolzano, si alza il passivo, rosso, Bobicic conclude, grande parata, Bianchi e di nuovo parata, doppia parata, questa è una doppia parata da segnare con un circoletto rosso sul 29-25, doppia parata di Hermones al 25-30. Bolzano conduce 29-25. Si riparte col possesso palla del Bolzano. Mancano 4 minuti e poco più al termine della partita. Turković, Ladakis. Ancora Turković, Udovicic, Turković. Ladakis! Bolzano raggiunge più 5. 30-25, ultimi 4 minuti di gioco. Siracusa in avanti, Marino, Fregi, recupera ancora palla e questa volta accorcia a 30-26. Mancano 3 minuti e 15, Bolzano conduce 4 reti, marcatura uomo ai danni Dejan Turković, Pasini, Udovicic, palla importante questa, Pasini ancora, Udovicic conclude, fischiato un tiro dai 7 metri. Sette metri per il Bolzano. Ed è Dejan Turković contro Randes. Questo rigore potrebbe sancire la vittoria bolzanina. Vediamo. Ed è così, gran gol di Dejan Turković. È il suo sesto centro di giornata.
Fregie 27-33, Bolzano 31, Siracusa 26. Bobicic, palla persa, contropiede, Pasini si invola, gran gol di Pasini, ha bruciato il tempo, 32-26 più 6, due minuti di gioco al termine. Bobicic, rosso, parata ancora di Pedro Hermones, Dejan Turković, ancora siamo 1-40 al termine. Bolzano che ha archiviato la pratica a Siracusa, non è stata una partita facile. E ancora Pasini, man of the match, scatenato nel secondo tempo, 7 gol per lui, tutti nella ripresa per questa giovane ala bolzanina. ...33-26... Bobicic, Ladakis tutto solo, non sbaglia, non ha rete per Emanuele Ladakis, 34-26, un passivo un po' eccessivo, pesante per la formazione del Siracusa, che fino a due minuti dal termine era rimasta in partita. Bobicic, mancano 20 secondi al termine. Conclusione alta di Marco Bobicic. 10 secondi, il pubblico bolzanino saluta il ritorno alla vittoria dei ragazzi di Mario Sporcic. Una vittoria sofferta, partita combattuta fino a circa 10 minuti dal termine, poi nel finale è venuta fuori la migliore freschezza atletica dei ragazzi di casa, che vincono con merito questo incontro. Quindi il Bolzano muove ulteriormente la sua classifica, va a 7 punti, Siracusa rimane a 2 punti. Cari amiche e cari amici della Pallamano che ci avete seguiti qui dal Palagasteiner, è tutto, buon fine settimana e alla prossima giornata.